Ciao Piccolino. Buonasera. Ciao zio Steffi. Ciao zio Paul. E mi spita sempre. Oh, fammi venire là. E chi è? È un agnello. Ciao Piccolino. È un agnello, eh. Già lo sai, buonasera. Finalmente ti aspettavamo. Masochisti. Cosa masochisti? Non iniziare. Comunque sei sempre il solito Piccolino, ci stai facendo fare delle bruttissime figure. Esatto. Come fai a fare brutte figure? Certo. Tu che già già pensato madre natura. Ma dai, smettila. Già lo sai. Niente regali oggi, mi sa. No, i regali ve li ho portati. Sì. Me li ho portati, sì, ho portato un bel regalo allo zio Paul. Ah, beh, sei stato zio per Paul, cambiare, ti ho portato sì. sei fotografie compromettenti. No. Sì, sì, no, sì. No. Cose... già. No, no, ti hanno cose... visto uscire queste mano cose nella no. mano queste... con un personaggio ambiguo. Chi? No, ah, no, 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 ero io. Sei uscito da uno dei, dei ristoranti più in della cittadina olbiese. No, 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 no. L'antico porco. Smettila, ma cosa stai dicendo? Addirittura. Sei uscito mano e ti hanno visto uscire mano nella mano con Michele Pieraccini. No, no. Sì, vabbè, perché poi Michele è un amico, ma quando allora. Intanto si chiama Antico Borgo, salutiamo Paolo. Ciao Paolo, salutiamo l'antico Borgo, via. Allora, l'antico stavi... porco. Sì, dammi ste foto, via. Dammi ste foto. Quale, vuoi le foto? Sì. Le vuoi le foto? Sì. 30.000 euro. Ma è 30. Ho dimenticato. Adesso prenditi questo, le foto te le do più tardi. Almeno allo zio Steffi, invece ho portato anche un regalo per te. Ho portato del tabacco per pipa. Che cosa me ne faccio? Io non fumo neanche, non ce l'ho neanche una pipa io. Certo. Non ce l'hai la pipa, ma te ne fai tante che ti fumo lo stesso, già lo sai. Ma non dire queste cose, non dire queste cose. Queste cose strane. Già lo sai, mi vi posso... E ve ne la posso fare una domanda? Sì. Ma perché si dice è inutile piangere sul latte versato? Perché? Spiegaglielo Stefano. Si dice così perché in genere quando fai un errore è inutile che stai lì a piangere, no? Certo. Bisogna cercare una soluzione. Sempre. Io ho pianto perché quando l'ho buttato mi è caduto bollente sulle gambe. Che mi ha fatto male, cosa piangi? Ma è un altro quello, modo ma di... cosa continui a sputtare? Di dire diverso. Ma che continui a sputtare? Ma ve la posso fare un'altra domanda? Sì, l'ultima però perché insomma qua... Ma perché si dice l'erba del vicino è sempre più verde? Perché si dice? Perché lo sa. Cosa perché ridi? Paul lo sa. Ma stai scherzando, certo che lo so. Dai, leggi, fai prima. Aspetta un attimino, con calma. Dov'è? Dimmi dov'è. No, perché la cosa è talmente difficile. Ma si dice così. Ma è talmente difficile. Aspetta. Aspetta un attimino, una cosa talmente difficile. Già lo sai. Dov'è? Dimmi dov'è. L'erba del vicino, il versante latte, siamo indietro. Perché? Aspetta. Guarda lì. Ma si dice così, Piccolino. Perché? Ma lo so anch'io, ma aspetta, ma lo so anch'io, ma scusa. Allora, tu c'hai il cervello così. Facciamo così, dillo tu Stefano, se ne parla più. Esatto. E non litighiamo. Lui lo sa. Si dice così perché in genere ci piace sempre quello che hanno gli altri, capito? E quindi? E teniamo ad avere quello che hanno gli altri. Ma stai dicendo allora, Stefano? Ma allora hai sbagliato. Perché? Perché si doveva dire l'erba del vicino è sempre più corta, lui distratto e noi distrutti. Ma quella è un'altra cosa. Già lo sai. Non dire questo. Cose, mi è venuta in mente una delle mie voglie preferite. Oh, ecco, finalmente le voglie. Qual è la tua? La voglia di affetto. Poverino, ugoloto. Ecco, se mi date un coltello vi affetto io. Ma un attimo. Già lo sai. Piccolino, già lo sei veramente cattivo, guarda, sei cattivo. Un'altra voglia preferita è la voglia di stelle cadenti. Le stelle, Stefano. Guarda, una. Guarda la stella. Esprimi un desiderio, dai. Non funziona. Perché non funziona? Cosa hai espresso, scusa? Che desiderio? Ma cosa ridi, Stefano? Una cosa triste. Il desiderio era che quando aprivo gli occhi voi non ci dovevate più essere. Non ma che funziona, desiderio è questa cosa? Già lo sai. È cattivissimo. Già lo sai. Già lo sai. Sì, comunque adesso è meglio che vado a fare la nanna. Forse è meglio. Perché voi meglio. Mi siete veramente antipatici. Ma dai, non dire queste cose. Ma guardi che l'ignoranza è una roba brutta. E comunque, allora, ma prima di andare a nanna,
Oh. La pregherina, tutti come al solito. Per quanto pesi. Guarda, zio Paul. Smetti di fare queste lo cose. Lo sai qua. Che è il terzo anno e sei mesi che fa conservatorio. Vuoi fare un po' di solfeggio? No. Allora pregherina. Caro Gesù. Aspetta che fa la musica da chiesa, quell'imbecille del pianofortista. Pianofortista. Già lo sai. Beh. Caro Gesù, tu che già lo sai, sì. Proteggi tutta la mia famiglia, tutti i miei amici e le persone malate. No. Vabbè. Fai in modo che non ci sia più la fame nel mondo, perché se qui che con i regali che gli ho fatto tra pippe e foto compromettenti domani ci saranno gli aumenti delle nascite dei bambini. E comunque ci posso pensare io, vuoi a fare per i bambini. Sì. Cosa ne sai? Tu già lo sai. E comunque, fai in modo, caro Gesù bambino, che lo zio Paul possa avere una vita ricca di sorprese, con tante donne, con tanto amore, tanti soldi, grazie, una carriera prosperosa. Grazie! Ma so che per te ci vorrà un miracolo. Ma i miracoli non esistono. Già lo sai tu.